Messo in funzione dalla società acquedottistica della Ruzzo Reti, il nuovo impianto tecnologicamente all'avanguardia nella zona artigianale di Casasanta ad Alba Adriatica, destinato a sostituire il depuratore preesistente realizzato nei primi anni Ottanta nel comune di Martinsicuro, e servirà il territorio di Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica, Corropoli e Tortoreto, con una capacità equivalente ad oltre 90.000 abitanti. L'impianto di depurazione, ultimato dopo 4 anni di lavori, è costato quasi 10 milioni di euro. Un giorno molto importante per la Val Vibrata, per la provincia di Teramo e per tutta la regione Abruzzo. Viene inaugurata un'opera che è stata fortemente voluta e che ha visto un investimento di 10 milioni di euro, di cui 9 milioni a carico della regione Abruzzo e 1 milione a carico della Ruzzo Reti. È un'opera importante perché va a servire diversi comuni della Val Vibrata, che avevano le loro criticità soprattutto nel periodo estivo, e anche alcune zone industriali come quella di Corropoli e Colonnella, che avevano una situazione precaria. È un importante intervento perché consente di migliorare la qualità ambientale, di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e soprattutto di fare in modo che le acque del nostro mare, dei nostri fiumi, siano sempre più pure e più pulite. Presidente, oggi è un giorno molto importante ma soprattutto molto atteso per i comuni della costa. Assolutamente sì, un depuratore di dimensioni particolarmente elevate che copre ben 5 comuni, tra cui Alba Adriatica, Martinsicuro e parte di Tortoreto, e devo dire un investimento di 10 milioni di euro innovativo. Siamo veramente soddisfatti, soprattutto per quello che riguarda questo tratto di costa, che ha avuto nel corso degli anni diversi problemi in passato soprattutto, e quindi questo per oggi, per questo tratto di costa ma per tutta la provincia sotto un profilo ambientale, è veramente una giornata storica. Un'altra grande giornata di festa questa per il Ruzzo, dopo l'inaugurazione del depuratore di Tortoreto adesso è la volta di Alba Adriatica, tra qualche mese sarà la volta di Martinsicuro, quindi continua l'opera di grande rivoluzione del sistema dell'acquedottistico di fognario depurativo della provincia di Teramo, che porterà benefici non solo alla costa ma a tutto il territorio provinciale. I benefici per fortuna si stanno già notando sulla nostra costa, e questo è un bene perché dopo un periodo di grandi criticità, di grandi problemi, è importante dare un segnale ed è bello che arrivi proprio in questi giorni, in prossimità dell'estate, e che sia di buon auspicio per il futuro. Questo si aggiunge a tanto altro che stiamo facendo, però oggi godiamoci il depuratore di Alba Adriatica perché è davvero importante per il nostro territorio e continueremo così anche per il futuro.